C'erano parecchi apparecchi tedeschi, siluranti. In 10 minuti hanno abbattuto 9 apparecchi, perché era un fuoco enorme, tutto fuoco, che aveva dei colpi che venivano. E gli apparecchi sono andati giù da una parte, ne è caduto uno in mare là, e per 2 ore ha bruciato, se vedi che la benzina è venuta a galla e bruciava il mare. Di questo film è protagonista Giuseppe Dalla Valle, detto Baby, da Vicenza, classe 1921. È arrivato a Sabaudia all'età di 13 anni per la bonifica. È lui che ho incontrato sul lungomare di Sabaudia davanti a un tramonto e mi ha raccontato la sua versione dello sbarco degli alleati. E questo film ha tracciato praticamente il sentiero che ci ha permesso poi di continuare il lavoro del laboratorio A Memoria d'Uomo. Al giorno dietro che hanno sbarcato, noi siamo venuti a lavorare come sempre. E c'era, ce ne sarà stata una 50, e tutto il giorno sparavano sul porto, perché c'erano i cannoni di lunga gettata e sparavano su parte delle montagne. E noi eravamo qua sempre con paura, di si diceva, ma se delle volte sparano di qua, ma se vede che avranno comunicato che di qua c'è tutti i civili e Sabaudia, e quel cannucciale dei tedeschi ho guardato anch'io, e si vedeva i marinai che andavano avanti e indietro e che fumavano in cima alla nave. C'erano parecchi apparecchi tedeschi siluranti. In 10 minuti hanno abbattuto 9 apparecchi, perché era un fuoco enorme, tutto fuoco, si vedeva dei colpi che venivano. E gli apparecchi sono andati giù da una parte, ne è caduto uno in mare là, e per 2 ore ha bruciato, se vede che la benzina è venuta a galla e bruciava il mare. E nel 1933 è venuta una riduzione degli alpini nell'Agro Puntino, perché sapevano che venivano la bonifica. E mio padre è stato giù. E ora ha detto, Sabaudia c'è belle terre sabbiose, dice, ma Latina non sono belle, perché c'è il mastico sotto e sono paludose e non sono profittevoli. E così è tornato a casa, finito la spedizione degli alpini, e ce l'ha detto ai figli. E poi è venuto fuori l'ordine che chi voleva venire nell'Agro Puntino bastava andare in comune, famiglie numerose, e che i genitori fossero il padre invalido oppure che ha partecipato alla Grande Guerra. E così ci hanno fatto una foto, che eravamo 7 fratelli e 2 sorelle, e nel 1934, alla fine, al mese di dicembre, tutti i veneti di queste famiglie li hanno spediti qui nell'Agro Puntino, e siamo venuti tutti a Sabaudia. Angelina, Antonietta, Antonio, Valentino,
Andrea, Domenico, Pietro, Innocente e Giuseppe. Mio padre Pietro, mia madre Maria e la cognata Caterina e la nonna che ha 94 anni. Quando siamo stati a Terricina ci siamo messi a ridere perché dentro per le gallerie il treno faceva fumo, eravamo tutti neri e allora uno con l'altro si guardava in faccia e si rideva. Sulla mappa era già segnato le famiglie, dove dovevano andare. E noi ci ha segnato questo podere che era di 32 ettari e mezzo. Pioveva che Dio la mandava, era di sabato. E così siamo arrivati a casa, abbiamo trovato 10 personaggi. E loro abbiamo detto, che fanno questi? In 448 abbiamo scaricato tutto, portato dentro. Allora mio povero padre ha detto, un peccato che non cedici un bicchiere di vino da offrirli. Non fa niente, non fa niente, hanno detto. E sono andati via. Noi siamo andati in casa, hanno messo su il tavolo, qualche cosa da mangiare all'asciutto e dopo un'oretta sono tornati tutti 10. Come che sono tornati tutti con un fiasco di vino per ciascuno. Partito con gli treni della fortuna, senza più denaro peccato alla luna, senza più la voce per poter cantare, solo i costi in mano per faticare, soffrono tutte le pene, tutte che le gambe battute, soffrono tutte le pene, tutte che le gambe battute. Nel nostro terreno si aveva 1500 operai, un baraccamento, e loro lavoravano 8 ore per 8 ore, 8, 16, 24, i turni notte e giorno. E ora hanno detto, non si vedeva l'ora che venissi giù per lavarci i panni, perché siamo pieni di pedocchi e cimici. E così hanno cominciato la settimana dietro, portare tanto di quella roba come qui e hanno dovuto mettere su la caldaia grossa, far bollire le robe perché morisse gli insetti che avevano. E noi ci siamo messi anni a pulire i terreni. E il contratto che hanno fatto il padre era per 25 anni. Tutti i raccolti li portavano via e ci lasciavano il mangiare. La nuova vita di Vittorio comincia. Io sono sicuro che i coloni qui giunti saranno contenti di lavorare, anche perché hanno in vista tra 10 o 15 o 20 anni il possesso definitivo del loro potere. Vedi, questo era il fascio. E questo qui ero io che avevo 13 anni e questo mio fratello che ne aveva 7. E questo era il grano del primo anno del 35, 107 quintali. Abbiamo messo giù bagigi, cotone, olio di ricino, bietole di zucchero, miglio, lenticchie e venivano fuori grano, biada, di tutto. E quello che veniva fuori, quei camion portavano via tutto e ci davano il mangiare. Quando me ne jetterà il mio paese, anche la terra mare ce lo dici, che mai sarei tornato da quella parte, che ti ho messo a prezzo non sarei arrestato. Soffnuto tutte le pene, tutte che le gambe battute, soffnuto tutte le pene, tutte che le gambe battute. Nel
1934 hanno fatto questa strada e hanno cominciato da là a venire avanti. Mettevano giù le ferrovie, mano a mano che venivano avanti quella strada, rovesciavano il materiale e facevano e tornavano indietro a prendere tutto il materiale fino a che andavano fuori. Ma in questo punto, tutto un tratto, quel carrettino si è approfondito. Tutti i carrelli, guardi là che cosa c'è. La macchina si è approfondata con tutti i carrelli e quei tre uomini che stavano sopra al lavoro hanno fatto in tempo di salvarsi. E per quello tra qua e alla strada lo hanno chiamato il pantano dell'inferno. Questa è una chiesetta secolare che veniva un sacerdote da Terracina a cavallo a dir la messa per quelli che erano che abitavano qui, pastori, carbonai e altra gente. Qui doveva venire un altro sbarco. E allora i tedeschi hanno fatto saltare questi punti e saltando i punti la chiesetta è crollata. Vedi questa piana qui? Nel 35-36 è dove che hanno girato il film Scimpione Africano. C'erano i fratelli che lavoravano anche. In cima gli elefanti di cartapesta. E ci stava 25 elefanti di quelli veri. Allora prima hanno fatto la battaglia, la cavalleria, è rimasto tanti morti. E dopo in seguito veniva gli elefanti. Ma un certo momento il morto risuscitava perché avevano paura che gli elefanti li pescassero su. E allora si alzava e scappava. E allora con l'alto parlante, quello del regista, continuava a dire fermi morti, fermi morti. E sì, perché da morti risuscitavano. Questo l'hanno fatto dopo, la casa vecchia è stata riformata. Eravamo in tanti, eh? A 14 anni uno poteva andare a lavorare come un operaio. Gli facevano un libretto di lavoro allora. Lavoravo più con gli altri perché il più giovane era sempre comandato da tutti. Fai questo, fai quello, fai quest'altro. Abbiamo preso tutti la malaria, perché la bonifica non era neanche ancora finita. Sono andato anch'io a portarci l'acqua agli operai loro, perché avevano bisogno. E non c'era mica una macchina. Lavoravano tutto con la pala e non c'era una pala meccanica che lavorava. Il lago di Caprolace era tutto palude. Che hanno fatto? Al di qua hanno fatto un terraglio alto 3 metri e una grossa macchinario, era americano, ha cominciato in fondo e veniva avanti. E allora da una parte bonificava il lago e dall'altra tutta la torba la metteva dentro sull'altro pantano e così hanno bonificato da una parte il lago e dall'altra il terreno. We'll be right back.
quando tutto era un'unica. Avevo vent'anni. Ero un non c'era più nessuna casa degli uomini. Perché io ero messo nel quinto bersagliere motorizzato a Siena. E il segretario capo di Latina era un nostro paesano e ha fatto una lettera per farmi avvicinare alla famiglia. E ora ti mando a Roma. No, no, dico. E allora rimango perché a Roma sono 100 chilometri, dico, non faccio niente. Ma dove sei tu? Io sono da Sabaudio. E allora dimmi che vuoi andare a casa. Beh, dico, siamo in 5 fratelli via e a casa non c'è nessuno per poter aiutare la famiglia. Quando è stato verso le 5 e 5 mesi, ho sentito che mi hanno chiamato e sono andato, dice, fai presto che se no perdi il treno e vai giù a casa. Questo è un sergente veneziano e quando che era la sera io ero di guardia e lui metteva un altro compagno sul posto mio per venire a trovare la fidanzata assieme e dopo ci veniva a casa e si mangiava le patate americane perché allora era critico di pane, tempo di guerra, perché abbiamo mangiato pane anche con i lupini, con la biada, perché c'era poca scarsità. E allora si mangiava le patate americane che lui gli piaceva forte. E poi è venuto a casa, finito, è andato a lavorare nelle miniere, non è morto pure quello. Giovane, giovanissimo. Anche questo su me, quel capotto, allora ci dava il capotto. 42, ero artiglieria di Sabaudia. Qui in mezzo. Che sta facendo le corna a quello da Caserta. È venuto l'8 settembre, tutti noi contenti, finito la guerra. E allora un ufficiale ha detto, per voi dice è finita la guerra, ma per noi tutti è peggio, perché vi accorgerete col tempo, andare del tempo. Sono stato 4 giorni a dormire dentro al comune di Sabaudia, con la mitragliera spianata nella porta del comune. Su un posto nel lago ci sarà stato 100 fucili, ognuno, perché andavano in mano ai tedeschi. È venuto il colonnello, ecco lì, così si hanno fatto la resa di tutto. Ecco che allora noi siamo partiti, siamo andati via tutti. E dopo è venuto un tenente, un sergente e un soldato a guardare nella nostra casa per fare il comando. E ha detto, fra 2 ore, dice, questo noi ritorniamo e dobbiamo rimanerci. E noi, può immaginarti, ci siamo un po' avviliti perché abbiamo detto abbiamo pulito tutta la stanza e sono venuti, hanno messo il telefono per conto suo e andavano a fare le spissioni. Quanti uomini trovavano, li prendevano e li portavano al fronte a fare le trincee. E da dopo che hanno sbarcato, era le 11:30 di notte, sentiamo la fine del mondo, perché il mare era tutto nero di navi, tutto nero. E noi non si sapeva che cosa c'era. E quando che sono tornati, ci abbiamo detto, cosa è successo? Gli americani, dice, sono sbarcati a Nettuno. Dico, allora speriamo che li mandate in mare, abbiamo detto, con la bocca. Però col cuore si diceva,
speriamo che prendano tutto. E invece si sono fermati, hanno richiesto rinforzi. Se loro continuavano, non c'era nessuno. E siamo stati 7 mesi condannati qui. Allora si doveva andare via perché si credeva un altro sbarco. Se si sfollava non si aveva più niente, si perdeva tutto, tutto. Perché avevamo allora 40-50 bestie e dove si portavano? Tutti uguali. Mentre con i sacrifici del lavoro abbiamo salvato tutta la nostra cosa. E dopo i tedeschi infine ce le ha portate via tutte per mangiare. Perché si vede che non avevano collegamenti da avere il materiale per mangiare e si mangiavano tutte le mucche che stavano, maiali, gallini. Ce ne avevamo uno di sopra, l'ultimo, e gli ha dato un colpo di pistola, ha ammassato quella e l'ha portata via anche quella. Fino a che c'era il comando non toccava niente nessuno. Quando che è andato via, hanno portato via tutto. Al mattino venivano fuori in pariglia o 12 o 8 e metragliavano su tutte le parti dell'Agro Pontino qua e portavano via tutti i nostri attrezzi, i carri, le facciatrici, perché c'avevano il timone, li mettevano su dei posti che si vedeva coperti un po' e gli apparecchi metragliavano lì mentre i cannoni erano spostati. Tutti i nostri attrezzi col timone li hanno proprio distrutti tutti. Avevamo una nipote e questo tenente aveva 2 figliole a casa in Germania. Era anni che non le vedeva, perché la guerra sa come era, poteva vedere. E allora amava questa bambina e la caricava in cima la moto. La moto che aveva la carrozzella e la portava con lei a fare espressioni. E lei si divertiva perché una bambina era. Ma la mamma aveva anche in quanto paura perché è candida, siamo in guerra. Però tutti i giorni, e poi la baciava, dice, faceva le lacrime negli occhi. Perché dice, pensando a questa figlia, dice, penso anche alle mie che non le posso vedere. Aveva un cuore grande. Gli altri si faceva il pane ogni 2-3 giorni il massimo. E loro avevano il pane che era la data sopra anche di 7 mesi il pane. E così quando che noi si sfornava il pane e si portava a cucinare, loro venivano e ne portavano magari 2 volte il doppio, ma portavano via il nostro. Dice, anche noi mangiare pane buono, dice. Allora ce n'è dato uno e questo era un agente di qua. Ha detto, mannaggia Maronna, dice, mi ha dato uno panno che neanche Lucano si lo mangia. Allora lui ha voluto dire che ha detto. Siccome che io ero come di famiglia con i tedeschi, che ha detto? Lui ha detto, buono, dico, qui avere tanto da mangiare, good, 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 vuol dire buono. Questo aveva comunicazione con l'altro che stava giù dietro la riva del mare. Ne hanno fatto 1 di cemento. E 4-5 in legno. Dentro nel bosco c'erano le traverse delle ferrovie e noi a spalle si doveva portare questi legni al mare. Abbiamo fatto di qui le lavorate che non vi saprei dire. E una volta hanno scaricato giù 2 centinaia e centinaia di mine e noi se ne portava una per mano. Era di mattina. Dice, tutto ormai portare mai al mare. C'era quei pali di vieto di caccia e pesca che erano di castagno,
lunghi 3-4 metri, e da io e un compare, che dopo siamo venuti compari, se ne metteva dentro, perché c'avevo il manico di ferro, no? Dentro su questo palo, prima ne portavamo 2 e dopo ne portavamo 20. Ogni 5-6 metri ne mettevano una fila, ma tutte per traverso, in modo che la macchina non aveva via di scampo, il camion. Dentro c'è 14-15 fotografie, tutti quelli che sono morti con le mine lungo il mare. E stesso mio fratello è la parte di qua, ma non c'è la fotografia lì. Valentino, dalla Valle Valentino, dovrebbe essere questo? Sì, questo qui è lui, è quello che è morto con la mina. Quella notte abbiamo fatto tanta di quella strada con un carro armato per portarlo al cimitero, sì, all'ospedale. C'era il figlio della luce e del telefono. Una notte è venuto una mezza tromba e ha bruciato tutto. E noi di giorno abbiamo dovuto cambiare tutti i fili perché erano tutti bruciati. E allora si poteva andare a riparare con la barca, perché sennò doveva andare. Era in gennaio, no, in febbraio, era freddo ancora. Mio fratello è passato che i tedeschi l'avevano portato a lavorare in un altro posto. E mi ha detto a me, Giuseppe, vuoi andare tu con loro, dici, che tu li conosci? Dico, sono tutto bagnato, non vedo l'ora finire per andare a casa a cambiarmi, se no dico, prendo la polmonite. Dopo una mezza oretta sentiamo un colpo. Quello che stava sopra, si chiamava Garda, dice, hai sentito Giuseppe? Dico, ho sentito, dico, e il fratello è andato di là e so che di là c'è anche le mine. Dopo, nel po' di tempo, un altro colpo. Il primo è saltato un tedesco e il secondo è saltato mio fratello. Verso le 6 di sera sono venuti a dirci a casa, perché sapevano che l'hanno portato via da qua, un tedesco, a mia mamma. Signora, Valentin Alex Caput Gamba. E abbiamo dovuto andare a prenderselo noi laggiù, dalle 3 che era senza una gamba, l'infezione già aveva cominciato a camminare. E lo hanno caricato su un carro armato tedesco e l'hanno portato a Norma. Sono andato anch'io a accompagnarlo. Loro non volevano. E dico, come? Dico, c'era un tenente italiano della milizia che parlava il tedesco. E ora le faccio un favore, gli dica, dico, che io voglio andare con mio fratello, perché lo portano via. E dove lo portano, dico? Non si sa niente, almeno per la famiglia. Quando che siamo arrivati all'ospedale e portano via il tedesco, dico, adesso vengono a prendere anche mio fratello, dicevo. Invece un ufficiale tedesco hanno detto, questo è civile,
ma civile, militare o civile? Civile, civile. E allora dice Lazaret civile. Da Norma, che non hanno ricevuto, siamo andati a Priverno. È morto qui. Sì, poveretto. È venuto all'1:30 di notte. Al giorno prima avevano bombardato, se erano camminati giù 3-4 bombe e si sono spaventati. E allora i dottori sono andati anche via, perché dico qua c'è la guerra, è finito. E la monaca mi ha mandato dal professore, vadi, dice che è a casa. Io ho preso sulla porta, c'è una schiona, e ho battuto forte, no? E allora come busso, dice vengo subito, e l'hanno tagliato nella gamba. Quando che alle 4:30 hanno finito, lo mettono a letto, e quando che è stato a letto, una monaca gli ha messo un crocifisso sotto il cuscino. E allora gli ho detto, sorella, dico, come mai, perché mette questo? Dice, lei chi è? Io sono il fratello. E allora a te te lo posso dire, dice, tuo fratello non può vivere, perché dice è tutto bucato l'intestino. E dopo da Priverno sono venuto a casa a piedi e non ho trovato neanche un cane che mi avesse caricato. Avevo la scarpa che mi garo anche i piedi. Ho fatto dei pezzi di strada sempre senza scarpa perché avevo una piaga di dietro. E dopo l'ho messa anche su, perché sulla breccia non potevi camminare con i piedi, mamma mia, tra lui che era senza gamba, da me ho passato una giornata che mai non la vedrò mai più. E mio fratello ha vissuto 8 giorni, a sabato si è fatto male e a sabato dietro è morto, è ceduto. È quello che ha fatto 9 anni di militare, che era del 15. E dopo 20 anni, che abbiamo fatto la tomba a Sabaudia, e ora abbiamo detto adesso andiamo a prendere le spoglie del fratello a Priverno. Quando che hanno finito di levarlo, gli ho detto mi dispiace tanto, dico, ma questo non lo porto via. Perché, dice, perché c'ha tutti e due le gambe, invece mio fratello ne aveva una. Ma poi, dice, vedrà che l'avrà tenuta indietro perché sapeva che doveva morire, dice, per metterla assieme. No, no, dico, lui ha vissuto 8 giorni senza la gamba, no? Che la tenevano per pulsare, perché quella roba si butta. E allora lui ha pensato, ha detto, nella casetta mortuoria c'è una cassetta che l'anno prima i calabresi, dice, sono venuti a prendere mio fratello, ma non l'hanno più presa. E allora dice, io posso rompere il sigillo. È andato con la forbice, era di ferro, l'ha tagliato e ha cominciato a tirarlo fuori, ecco, sì, dico, questo è mio fratello e lo porto a casa perché ci manca la gamba. E adesso, dice, comunico subito in Calabria il motivo perché non l'hanno presa, dice, che vengono a prendersi il suo che sta qua. E allora siamo stati contenti tutti e due, insomma, noi e anche lui. E per tanti anni, come ho detto, abbiamo portato i fiori, invece da una parte era sepolto dall'altra. Era un fosso perché non c'erano tombe, un canale, e li mettevano giù uno dietro l'altro. Eravamo in 5 e sono venuti a scorporare i terreni.
E allora ha chiesto la mamma dove sta il fratello più vecchio. Era appena venuto a casa da meditare, una licenza giornaliera. Erano in sette, una commissione di sette personaggi di Sabaudia. Sono venuti tutti dentro in cucina e loro uno ha parlato. Dice, signor Della Valle Andrea, dove hai piacere che noi scorporiamo 6 ettari di terreno? Allora lui si è come un po' indurito. Dice, parlate più forte perché non ci ho sentito. Allora questi hanno parlato più forte. Mia mamma era al di là del tavolo e ha detto, mamma, tira fuori il coltello più lungo che c'è, che cavo e buoni a tutti. Dopo essere in 5 a meditare, tornare a casa è il premio della nazione, dice, che ci toglie anche il terreno. E questi hanno avuto paura, sono scappati fuori e non sono più venuti a scorporare. Uno ha fatto 8 anni di militare, mentre l'altro del 15 ne ha fatti 9, era stato ferito 3 volte leggermente in Russia, perché ha fatto 2 anni di Russia, tutti e due i fratelli. E c'era pure un cugino assieme, e il cugino l'hanno ammassato, con la metraglia l'hanno tagliato in 2. Anche perché hanno in vista, tra 10, 15, 20 anni, possesso definitivo del loro potere. Quando che poi è morto Mussolini, sono venuti e hanno detto o che pagate il terreno, perché i 25 anni non erano finiti, o che pagate il terreno, dici, o che ve ne andiate. E abbiamo fatto sacrifici per un paio di anni, messo giù tanta roba e abbiamo potuto a recuperare i quattrini per pagare, e se no si doveva andare via. Abbiamo cominciato a fare il primo posto noi. Da dopo che è venuto l'acqua, allora è venuta la ricchezza della campagna. Di tutto in 2 o 3 giorni era nato. Abbiamo fatto fino a un cucumero 43 kg, una qualità speciale. Aveva 14 anni e da Molella è venuta qui. E allora una ragazza dice, sai, dice che c'è una ragazza, dice che ti guarda sempre, ti pensa, avrebbe piacere. Perché allora non ero come si adesso, ero una bella ragazza. E anche lei non era brutta. No, è un fatto di verità questo. Avevi tutti i capelli castagni ondulati. E così ci siamo conosciuti. E ci siamo sposati. Dopo 8 anni, perché aveva 14 anni e lei ne aveva 22 e io ne avevo 26. Invece adesso non guardano più niente. Uno guardava di farsi una famiglia, un tetto, non so. Adesso 30-40 anni non si sposano più. Era sincera, era una lavoratrice anche lei e non andava tanto in giro a Ramengo. Ecco, pensava alla famiglia. Questa era la mamma, mia madre. Questa qua aveva gli occhi verdi, compagni dei miei, perché il papà li aveva scuri, marrone, invece mia mamma chiari. 5-6 ha preso dalla mamma e altri 5-6 li ha presi dal papà. Thank you.
nel 60, al mese di ottobre, settembre-ottobre, abbiamo comperato un'automobile, era un 1.500, 1.150.000, e aveva la patente mio fratello Antonio, e poi me la sono fatta anch'io. E fino anche 6-7 persone dentro sulla macchina per andare a Sabaudia. E a Sabaudia ce n'erano altro che 7-8 in tutto Sabaudia. C'era il dottore, due professori che andavano a Latina a insegnare scuole, i preti, e adesso le abbiamo contate su una famiglia unica, che ce n'era una, si sono divisi fuori le famigliole, e ne abbiamo 22. Appena che arrivata il mio paese, la voce mia diventa paese, tutte le canzoni cominciarono a cantare, tutta quella carica poteva ancora fare. I miei figli ne avevo 5, e 5 mio fratello fa 10. E poi si sono sposati, e adesso ognuno ne ha 2-3, ce ne parecchi. Ce ne parecchi i nipoti. Beppi, complimenti, hai una bella memoria. Ah, senti, beh, no, ma bisognerebbe aver ripreso a dire un pensiero nel primo momento, di capire ogni anno che passava cosa e come. Allora sì, invece magari adesso all'improvviso tu dici una cosa, salti su un'altra che dopo magari non so, tu le metterai in ordine dopo che tu le farai come che...